Quando arriva del nuovo mi si spalanca il cuore. Quando poi il nuovo è anche bravo, il cuore rimane spalancato. Allora, spalanchiamo la telecamera e andiamo a dare il benvenuto a Michele Zarrillo. Ciao Michele. Ciao, ciao. È stata dura, ma è stata bella. Molto, molto bella. Adesso vedrai Michele cosa fa con i dischi, delle cose pazzesche. Che avrai già pronto, c'è anche un LP secondo sì, me. Sì, c'è un LP pronto. Non poteva mancare un LP. Con delle canzoni molto, molto belle, veramente. Noi siamo Sto cominciando a fare delle cose che veramente mi piacciono. Altre idee per spettacoli? Per... Ma per il momento vorrei pensare più alla produzione discografica che agli spettacoli. Poi quest'estate vedremo cosa si può fare, se si può andare in giro, se abbiamo il tempo, perché fare un album richiede moltissimo tempo. Ecco, noi abbiamo pochissimo tempo invece per presentarvi quello che sarà una parte di questo album, perché La Notte dei Pensieri finirà in questo album. Immagino, certo, no? Certo. Volevo precisare anche il fatto che adesso abbiamo messo questo Zarrillo invece di Michele Zarrillo. A che... Michele non c'è più, è rimasto a casa. E siccome io, stando da molti anni nell'ambiente discografico, chiaramente tanti come te non riescono a toglierlo. Infatti, il nostro Michelino, il nostro Michele. E io Zarrillo! Proprio... Ecco. Chi lo conosce Michele? Ragazzi, Michele si assenta, approfittiamo di questa momentanea assenza di Michele per presentarvi Zarrillo, certo. La Notte dei Pensieri. Se penso che adesso io non ti conosco, adesso un po' ti depresto e un poco mi piaci per questo. Tu chi sei? Mi sorprende tutto quello che fai. Mischiando nel cuore amici ed amori da niente. Con me, sai, stai rischiando tutto quello che hai. Però sei qui, mi fa paura. Queste braccia verso mondi nuovi, ho sbagliato.